Sì, Carla, in evidenza la cronaca questa sera. Sky TG24, Crotone, poliziotto rischia linciaggio dopo aver sparato e ucciso un uomo. È grave, è accaduto questo pomeriggio intorno alle 15.30 nel quartiere popolare della periferia sud della città calabrese, dove un uomo, Francesco Chimirri, è stato ucciso e un poliziotto è rimasto gravemente ferito. Sulla vicenda indaga il nucleo investigativo dei carabinieri di Crotone. Sull'ANSA ancora cronaca, andiamo in regione Puglia, dà fuoco alla moglie in auto e poi la uccide a mani nude. La donna, prima di morire, aveva raccontato tutto alla figlia. Il 65enne era stato in carcere quasi 15 anni fa con l'accusa di aver tentato di uccidere il figlio intervenuto per sedare proprio una lite tra i genitori. Sull'ADN Kronos, il Medio Oriente, Israele ricorda la strage del 7 ottobre. Hamas e Hezbollah lo bombardano ancora, missile anche dallo Yemen. Netanyahu ha detto obbligati a riportare indietro i nostri ostaggi. Hamas, battaglia di logoramento del nemico continua, dice. Tel Aviv avvia le operazioni di terra in Libano, operazione aerea su vasta scala. Su TGCOM 24 invece l'Ucraina, la giornata in tempo reale, il Cremlino, attacco hacker senza precedenti alla TV di Stato, l'Ucraina che dice hanno voluto fare un regalo di compleanno a Putin. Zelensky, dopo l'ipotesi di cessione di territori ucraini alla Russia, ha detto nessun compromesso sull'integrità del paese, l'UE arranca sulla proroga delle sanzioni ai beni russi. Carla, queste le ultime a te.